Oggi è una giornata importante perché abbiamo dato risposte tanto attese nel cratere sismico, dalle pubbliche amministrazioni per far ripartire le proprie comunità, però diventato a questo punto, a 6 anni e mezzo dal sisma, fondamentale vedere le gru, le reti rosse, i cantieri che danno veramente quella speranza tangibile e che possa materializzarsi all'interno delle nostre comunità. E questo è l'obiettivo del 2023, è questo quello che abbiamo chiesto e che chiediamo al commissario e all'USR affinché le comunità e tutte le persone che ancora non hanno deciso di presentare i progetti per il rientro nella propria abitazione possano comprendere che quanto fatto finora, gli sforzi fatti da tutti si stanno traducendo in realtà. Il governo ci è molto vicino, ne è testimonianza la risoluzione annosa della problematica delle scuole, ne è testimonianza anche la vicinanza pratica delle interlocuzioni e anche tutte quelle che sono le attenzioni che sta dedicando a comprendere come poter superare le fasi di impasse e questa fase particolare che ci deve preludere ai cantieri nella ricostruzione privata e nella ricostruzione pubblica. Finalmente sono arrivati accreditati i primi 96 milioni, oltre 96 milioni che daranno le risposte a famiglie, ai comuni, alle imprese, poi ci saranno altre fasi, altri step, ma credo che a 5 mesi e mezzo dai drammatici eventi del 15 settembre oggi abbiamo veramente gli strumenti per poter far partire quei territori che vogliamo e dobbiamo mettere in sicurezza il prima possibile. Un ringraziamento lo devo fare al governo per l'attenzione, la vicinanza e per quanto veramente sta dimostrando la nostra regione.